perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. La mente peccaminosa dell'uomo ha sfigurato il carattere divino, così la tradizione ha portato l'umanità a credere che Dio sia un essere serio e accigliato, seduto sul suo trono santo, con un bastone in mano, che osserva e si aspetta una rigida obbedienza dei suoi servi. Inchinatevi davanti a lui, come uno schiavo davanti al suo padrone. È stato insegnato per secoli e l'umanità ha creduto e vissuto nel timore di Dio. Ha cercato di placare l'ira nel suo padrone con penitenze, pellegrinaggi e sacrifici. Ha strisciato davanti a lui come una creatura indegna che ha imparato a portare il terribile fardello della religione senza grazia. La cosa peggiore che ha fatto il peccato è sfigurare l'amore divino. Vi presenta Dio come un essere dispettoso e vendicativo. Ti fa scappare, nascondere e diventare nullo, così come hanno fatto Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, dopo il peccato e che hanno cercato di coprire la loro nudità con misere foglie di fico. Quel triste pomeriggio, Dio si presentò nel giardino alla ricerca del figlio amato, ma il peccato gli urlava nelle orecchie: «Tu non sei un figlio, sei uno schiavo!» Forse è così, sicuramente sì. Ma non come uomini e donne, non siamo schiavi di Dio, ma schiavi del nemico di Dio, puniti senza pietà dalla peggiore maledizione che si possa avere, una coscienza deformata dal peccato. Il versetto di oggi però ci porta la notizia più straordinaria che si possa ricevere. Non sei più schiavo di nessuno. Non è necessario che tu lo sia, perché il Signore Gesù ha pagato il prezzo del nostro riscatto. Se credi nella promessa di Dio, diventi un figlio, un erede della promessa. I tuoi peccati sono stati perdonati e non c'è bisogno di vivere in fuga o di nascondersi. Il Signore Gesù ti dà il diritto di rivendicare la promessa e di vivere come un figlio del Re, un principe nel vasto universo di Dio. Quindi oggi alza la testa, lascia che il sole delle rettitudini illumini le tenebre del tuo essere. Non c'è motivo di sentirsi schiavi, perché Gesù ha portato il peso della tua colpa sul Calvario e ti ha liberato. Perciò tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Che Dio vi benedica e buona giornata.